chi è? È il maratoneta Michele Maddalena. Noi ci siamo collegati con lui nelle ultime due tappe, lunedì e martedì. Lui è partito il 3 novembre del 2010 da Trieste per questa maratona di 4.215 chilometri in 112 tappe, circa 40 chilometri al giorno, per arrivare oggi a Torino, dove domani c'è la celebrazione della festa dell'unità con il presidente Napolitano. Buongiorno, buon pomeriggio Michele. Buongiorno, buon pomeriggio a te Maurizio, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, ultima tappa di questa maratona, come sei stato accolto ultima a Torino? Tappa. Beh, mi raccolto con l'acqua, speravo che mi accogliessero con la grappa, invece sono sbagliati di colore. Vabbè, però l'acqua, questo non dipende dai torinesi, dai, questa... No, no, certo che non dipende dai torinesi. Purtroppo bisogna pigliarsi quello che c'è, però già da stamattina mi hanno aspettato all'ingresso di Corso Giulio Cesare, poveraccio, sotto l'acqua, ci siamo fatti tutto il corso sotto l'acqua per entrare dalla Porta Palatina. È stato molto bello perché la Porta Palatina è un simbolo della romanità di questa città, non dimentichiamo Augusta Taurinorum. Ci ripeti un po' però Michele, noi te l'abbiamo già chiesto lunedì, tu sei un professore di elettronica in pensione, 72 anni, quindi sposato, con 5 figli, insomma, perché hai voluto fare questa maratona? Ma vedi Maurizio, tu dovresti sapere lo meno di me, l'Unità d'Italia nacque nella nostra zona, quando ci fu la caduta della fortezza di Gaeta, la cui firma fu apposta a Formia, quindi nel nostro comprensorio in effetti è nata l'Unità d'Italia, perché giusto 32 giorni dopo al Parlamento di Torino fu varata quella benedetta legge che poi è diventata la legge numero uno dello Stato italiano e che sanciva appunto che questo Stato è uno Stato unico, unitario, indivisibile. Quindi mi è sembrato la cosa più logica di questo mondo che sia dal Golfo di Gaeta che nascesse questa idea e partisse questa maratona che idealmente abbracciasse tutta l'Italia come un nastro ideale che toccando regione dopo regione, toccando capitale di regione, capoluogo di regione dopo l'altro, unisse l'Italia in un modo direi quasi indissolubile, indivisibile. Ecco, questa è la motivazione che ha mosso un po' i piedi e mi ha consentito di percorrere tutta questa strada. 4.200 chilometri, domani spero di tornare a casa. Ma a Formia? Sì. E allora con te ci collegheremo venerdì, così almeno venerdì, da casa, esatto, ci racconterai meglio e starai con noi per tutta la puntata, professore. Bene, questo sarà un piacere.